Buongiorno a tutti, grazie per aver sfidato la pioggia stamattina e oggi il caldo. Questo perché oggi ci troviamo qui a cogliere la staffetta dell'agenda ritrovata dell'ora blu. Avremmo potuto fare un piccolo ritrovo al centro Borsellino, sarebbe stato altrettanto significativo, ma abbiamo deciso di accoglierli lì e di scortarli fino a questo luogo, perché questo luogo rappresenta per l'amministrazione di Peschiera, per i cittadini di Peschiera, ma soprattutto per i ragazzi delle nostre scuole medie, un posto particolarmente significativo. Al termine di questa piccola celebrazione, inaugureremo due vie, che sono le vie che si incrociano dietro di me. L'intitolazione di queste vie ha seguito un percorso che è stato straordinario, straordinario perché un'iniziativa che è normale all'interno di un'attività comunale, che è quella di intitolare le vie, abbiamo deciso di condividerla con i nostri ragazzi e abbiamo deciso di far scegliere ai nostri ragazzi a chi intitolare le vie tra una rosa di nomi. Questo perché? Perché sarebbe stato semplice come amministrazione dire intitoliamo queste vie a due vittime innocenti di mafia, a due donne, poiché nella nostra città anche le vie intitolate alle donne sono così poche. Ma è molto più significativo, è molto più importante che questa scelta sia passata attraverso i ragazzi, che la scelta di quali donne porre su queste targhe sia stata fatta da loro. Perché i nostri ragazzi hanno studiato le vite di queste donne, le hanno approfondite, si sono immedesimati a volte, soprattutto in un caso, nelle storie di queste donne, di queste ragazze, e hanno portato il risultato del loro lavoro in consiglio comunale, con una prova anche di coraggio e di maturità rara. Quindi dico che per noi è un risultato importante questa celebrazione di oggi, perché non è una semplice intitolazione di vie, ma è il culmine di un percorso importante con i nostri ragazzi. La cultura della libertà, la cultura della giustizia, della legalità deve partire dai nostri ragazzi, dalle nostre scuole. Questo è un piccolo progetto che però riteniamo possa rappresentare un semino che posto all'interno dei nostri ragazzi li renda più liberi, più giusti e più delle persone migliori per il futuro della nostra città e della nostra Italia. Io ringrazio l'Ora Blu, l'agenda ritrovata, Borsellino che è qui con noi. Ma ringrazio soprattutto Libera Ringrazio Libera e consigliere Perotti che hanno reso possibile in tempi incredibili per un'amministrazione pubblica, perché se pensate che tutto ciò nasce con il percorso nelle scuole, forse a fine marzo, aprile. E che l'ideazione della giornata di oggi nasce 15 giorni fa, 15, diciamola veramente, con annessa realizzazione di targhe in una maniera che poi magari approfondiamo, però abbastanza complessa. Questo vi fa capire come un progetto così importante deve avere la forza e deve avere la spinta di tutti noi e vedete che poi i risultati si ottengono quando le cose sono importanti e le riteniamo fondamentali per il futuro di questa città. Quindi grazie a chiunque abbia partecipato oggi alla realizzazione e ringrazio anche il comitato Soci Coop che ci ha accolto qui sul piazzale con questo rinfresco e tutte le persone che hanno reso numerosa e viva questa biciclettata. Grazie a tutti e passo la parola di nuovo a Danilo che introduce l'ospite più importante di oggi.